Ma c'è qualcuno lì? Ciao a tutti! Oggi vedremo due dronini, eccolo di qua. Li avete visti nel video di unboxing se mi seguite sul canale da qualche giorno, anzi forse qualche settimana. Questo viene circa 15 euro, è tra l'altro un regalo di Ameno e troverete il link in descrizione. Mentre questo è un'alternativa ancora ai droni economici di livello leggermente avanzato perché ha la camera e permette anche con l'applicazione dedicata di essere pilotato, controllato, ma anche di realizzare qualcosa. Quindi direi adesso di iniziare subito. Con quale partiamo? Partiamo con questo di Damiano? Via, iniziamo con questo. Facciamo l'unboxing. Facciamo anzi un unboxing simultaneo, così ottimizziamo le tempistiche di preparazione droni. Allora, questo è un JRC. Qui c'è il drone, batteria lipo, ultra piccola. Per attivare il drone, come sempre, per questa tipologia di droni bisogna semplicemente collegare la batteria allo stesso e poi siamo pronti per volare. Qui sotto abbiamo anche i gommini che permettono di attutire le cadute, perché di cadute ce ne saranno parecchie, fidatevi. Quindi, dronino qua, radiocomando con tre pile mini stilo già inserite. Come potete notare, anche per questo, come per l'altro drone che avevamo già visto sul canale, il joystick di sinistra non torna indietro da solo, non torna nel punto centrale, perché infatti questo è praticamente il motore, quindi permette di tenere in quota il drone e bisogna saperlo fare. Qui invece a destra abbiamo il joystick, questo sì che ritorna al punto centrale e ci permette di cambiare le direzioni. E poi abbiamo anche i tastini per i flip sulla parte in basso. Per accenderlo basta fare lo switch e poi premere su e giù, e poi saremo connessi al drone e quindi pronti per volare. Comunque lo faremo tra pochissimo. Nella confezione ci sono anche due eliche di ricambio, abbiamo poi l'alimentatore USB alla porta quella della batteria, che è un cavetto insomma particolare, non è una porta USB se non quella per la ricarica. E poi abbiamo qua anche l'applicazione per installare eventualmente l'app di gioco, che ci permetterà di addirittura, come posso dire, simulare eventuali oggetti da andare a beccare, a colpire con il drone. Quindi è un gioco, diciamo, compatibile con questo drone. Ci sono poi tutte le specifiche sempre in cinese, però sono droni molto easy da utilizzare. Ad ogni modo, nelle pagine successive c'è anche l'inglese. E questo è uno. Mentre l'altro, che viene venduto con questa valigetta molto carina, con materiale soft touch, quindi morbido al tocco, abbiamo all'interno un kit un po' diverso. Intanto un radiocomando più grosso, con anche il supporto estensibile per lo smartphone, infatti c'è l'applicazione dedicata. Abbiamo molti più comandi e poi abbiamo questo drone ripiegato, che deve essere appunto aperto in questo modo per essere pilotato. Abbiamo già i propeller cage installati praticamente, e sul retro, come si può vedere, c'è anche uno slottino che contiene una batteria sempre lipo ma più capiente, da addirittura 380 mAh, mentre quella di questo è 160, se vado bene a ricordare a memoria. Anche questo, per essere collegato, diciamo azionato, deve prima essere collegata alla batteria, però qua abbiamo il tasto di accensione, quindi a differenza degli altri potremmo lasciare la batteria connessa, anche se non è consigliato farlo. Quindi solo è meglio collegarle, queste batterie, nel momento in cui poi andremo a volare. Abbiamo poi sulla parte frontale la camera con la pellicolina di protezione, che deve essere rimossa. Ok, pellicolina rimossa. E tra l'altro anche abbiamo la camera orientabile, e lo possiamo fare già noi prima di volare eventualmente. Si può posizionare come più si preferisce, quindi o la lasciamo dritta oppure la incliniamo verso il basso. All'interno della confezione poi ci sono il cacciavitino per eventualmente andare a fare qualche intervento, e soprattutto anche per aprire poi le propeller cage e sostituire le eliche in caso di danno. E poi abbiamo il cavetto di ricarica, anche questo porta USB a, diciamo, presa particolare per questo tipo di batteria. Qui poi c'è un libricino, sempre, diciamo, un foglio alla fine, più che libricino, inglese e cinese, con la spiegazione anche dell'applicazione. E ora abbiamo parlato anche troppo, direi di iniziare a volare con questi due micro droni. Pronti? Si vola con il drone di Damiano, che salutiamo e ringraziamo per questo regalo. Sicuramente ci schianteremo una marea di volte, comunque proviamoci, facciamo del nostro meglio.
Una volta agganciata la batteria, il drone, come detto prima, già si accende, quindi LED rossi e LED blu. Dobbiamo poi accendere il remote controller, quindi switch. Appoggiamo questo drone, assolutamente da fare sempre. Ok. Quello che bisogna fare per far parlare i due è muovere verso l'alto. Ok, come avete visto si erano già collegati. Ad ogni modo, solitamente non si collegano in modo così, diciamo, rapido, e quindi bisogna fare un muovere il tasto di sinistra su e giù, e poi appunto il radiocomando emette un suono, cioè significa che l'abbinamento è avvenuto. Qui abbiamo testato già la resistenza di questo drone, che è notevole perché è arrivato fino qua, è caduto, non si è fatto nulla. Ad ogni modo, ora siamo pronti per volare, quindi vado. Abbiamo messo in difficoltà Simona perché, essendo così veloce il drone, in effetti è dura starci vicino, starci dietro e vicino con lo zoom. E che dire, è andata bene per adesso, via. Ora cerchiamo di dare il meglio con i flip. Quello che cambia completamente rispetto ai droni visti ieri è che gli altri stanno in hovering da soli, mentre questo deve essere tenuto su, e per farlo bisogna dosare bene il gas e poi anche muoversi, perché comunque non sta perfettamente immobile, quindi bisogna usare anche il joystick di destra nel modo giusto, calibrato. Riproviamo. Qui la cosa particolarmente difficile è quella, quando è in volo, di riuscire a capire quale sia il davanti e quale sia il dietro, perché da lontano sembrano praticamente identici. Comunque il retro è dove c'è lo spinotto della batteria, quindi uno che dovesse avere una buona vista sicuramente non avrà problemi a distinguerlo, non come me, insomma. Ci siamo cambiati d'abito, pronti per provare i flip del JRC. Il radiocomando prevede infatti la possibilità di fare dei flip, e per farli basta premere con il joystick di destra e poi, nel mentre si preme, si muove nella direzione del flip. I tastini invece in basso, questi qua, servono per bilanciare correttamente le eliche e quindi fare in modo che poi il drone stia quasi fermo, o quantomeno per risolvere problemi dovuti alle cadute e a malfunzionamenti dei motori, e quindi ribilanciare un po' il drone. Direi di partire e fare un po' di flip insieme. Che ne dite? Questo è l'altro drone, sembra ganzo. Andiamo ad accenderlo. Per farlo bisogna premere il tasto sul corpo, quindi una volta acceso, tenuto leggermente premuto, i LED si illuminano. Poi bisogna andare sullo smartphone, selezionare nelle impostazioni wifi la rete di questo drone. Ora aspettiamo che, insomma, la trovi. Eccolo qua, HTS, non c'è la password tra l'altro. Questo drone lo possiamo poggiare. Poi abbiamo il radiocomando da andare ad accendere, premendo il tastino di accensione, emette anche un suono. Ora possiamo, nel mentre sullo smartphone, aprire l'applicazione. Ok, smartphone posizionato. E poi abbiamo la camera che possiamo vedere in tempo reale, quindi molto bella questa cosa. Vado a orientarla però meglio, perché non è gestibile dall'applicazione, purtroppo. Comunque proviamolo, nel mentre io farei anche un video, così vediamo la qualità di questo mini drone. Occhio, occhio. Ganzo, stabilissimo. Non è stabilissimo, infatti, come potete vedere. Oddio, ok. Adesso aspettate. Oddio.
Siamo troppo vicini alle piante. Ok. Niente, non ci si fa. Non sta fermo, non ce n'è. Non è affatto stabile, infatti bisogna costantemente tenere, insomma, il joystick di destra in movimento, perché non si riesce a tenere bello calmo, bello, bello rilassato. Wow, wow, wow. Vado? Questa è una modalità automatica. Prima abbiamo provato questo testino qua e il drone ha iniziato a muoversi per conto suo, comunque su se stesso. Il problema è che, non essendo stabile, appunto, bisogna sempre comandarlo con quello di destra comunque. Ora proviamo gli altri tre tasti. Uno addirittura dovrebbe essere il ritorno a casa automatico, quindi quello, questo qua con l'H dovrebbe essere. Proviamo. Quindi ora provo a premerlo e vediamo che succede. Mi sa che non succede niente. Niente. Allora, questo tastino qua non funziona. Questo qua dell'H dovrebbe tornare al punto di partenza, ma non è così. Quest'altro invece di fianco serve per decollare e atterrare, quindi come potete vedere decolla, poi ripremo e atterra. Col suo tempi, però atterra. Mentre l'ultimo dovrebbe essere tipo, siccome c'è scritto stop, mi sa che interrompe in volo il drone. Ad ogni modo, proviamolo. Vado, premo. Mazza che botta, oh. Questo sì, proprio suicida. Versione suicida di questo mini drone. All'interno dell'applicazione, prima di premere il tasto di accensione, troviamo il punto di domanda, dove ci spiega tra l'altro tutta l'interfaccia grafica, che offre veramente tante possibilità di personalizzazione, come la vista 3D, o addirittura possiamo anche controllare le luci e regolare lo speed. Quindi se andiamo a attivare il 6, regoliamo tutto in modo da limitarne eventualmente le varie velocità. Poi possiamo registrare le foto, fare i video che avete visto anche nel mentre, e abbiamo anche il tasto quello lì di ritorno, One Key Return, che è il 16, Return to Home Point. E poi qui abbiamo anche gli altri controlli a schermo. La cosa che non è chiara è cosa siano questi due tasti sul remote controller e anche il tasto di home, insomma, perché non funzioni. Peccato, perché sarebbe stato carino come funzionalità. Ad ogni modo, se il parere vostro sarà positivo nel sondaggio che troverete adesso, quindi oltre a quello di quale dei due più vi sia piaciuto, faremo un episodio dedicato a lui. Sarà vostro il compito di decidere se rivederlo in un prossimo video o meno. Tanto ringrazio Simona per la preziosa pazienza, collaborazione e soprattutto tenuta resistenza fisica dato il caldo esagerato di questi giorni. Ci rivediamo sul canale con tanti nuovi episodi e, che dire, un saluto, alla prossima. Ciao a tutti.